blitz per regolare i conti in sospeso fra famiglie di romeni già noti alle forze dell'ordine per essere state protagoniste di gravi fatti di cronaca nera doveva scattare nella notte fra martedì e mercoledì a Rosà, ma è stato sventato grazie all'intervento dei carabinieri. L'operazione è scattata intorno alle 2 del mattino quando è giunta al numero 112 una richiesta di aiuto da parte di una donna che si è presentata come appartenente alla nota famiglia romena dei Popescu. Aiutatemi, dei connazionali mi minacciano di morte e dicono di essere in viaggio da Ravenna per venirmi a cercare qui a Rosà. L'operatore radio ha informato immediatamente il vicecomandante della stazione dei carabinieri di Rosà. Conoscendo la donna e il suo nucleo familiare, i recenti fatti violenti che da un paio d'anni vedono la sua famiglia coinvolta in una faida con altre famiglie romene di origine rom, insieme a due collaboratori si è recato immediatamente presso la residenza della donna. Qui la donna ha spiegato per sommi capi l'accaduto, ha mostrato ai militari dell'arma alcuni video di minaccia pubblicati su Facebook. Al termine del racconto, mentre i militari stavano decidendo come muoversi, è arrivata sul posto a folle velocità una BMW con a bordo quattro persone. La banda non si è accorta della presenza dei carabinieri, si è fermata bruscamente di fronte alla casa di Popescu. Tutti e quattro le persone a bordo sono scese velocemente iniziando ad urlare frasi incomprensibili. I carabinieri sono subito intervenuti, hanno sottoposto i quattro a perquisizione, trovando nell'auto tre spranghe in metallo, pietre di grosse dimensioni. Le persone fermate sono state identificate in un 25enne, un 30enne, un 25enne e un 28enne, tutti pluripregiudicati. Ricostruita la vicenda e viste le risultanze delle indagini, il pubblico ministero di turno Carunchio ha accolto senza riserve la tesi dei militari dell'arma, disponendo il trasferimento dei quattro arrestati alla casa circondariale di Vicenza.